Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise ad insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo per accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere con il dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più». Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla quinta domenica ed ultima di Quaresima e oggi il Vangelo ci presenta una storia vera, una vicenda vissuta che rappresenta appunto concretamente quello che domenica scorsa Gesù ci ha raccontato con la parabola del Padre Misericordioso e dei suoi due figli. Nella storia di questa donna, colta in flagrante adulterio e portata davanti a lui perché lui la giudicasse, è in gioco il volto di Dio. Ai farisei non importava nulla né dell'adulterio in se stesso né di quella donna. Usavano quella donna e la sua vicenda semplicemente per poter accusare Gesù, per tendere un tranello a Gesù. Avevano l'occhio cattivo, avevano il cuore duro, come la pietra sulla quale Gesù scriveva, e questo impediva loro di comprendere il valore del messaggio che Gesù dava, del Vangelo che Gesù annunciava. Ma la parola che abbiamo ascoltata oggi non è per gli scribi e i farisei. Il Vangelo che ci è stato proclamato è per noi, è per me e per voi. E quindi noi ci dobbiamo lasciare interrogare da questa parola. Dobbiamo lasciarla penetrare nel profondo del nostro cuore. Dobbiamo lasciarci mettere in discussione senza temere la riflessione, il silenzio, senza parlar sopra continuamente a questo spazio di conversione che il Signore ci offre. E vorrei partire un po' da lontano, carissimi fratelli e sorelle, per riflettere su questo brano. Vorrei partire dall'estate scorsa, quando ci siamo entusiasmati per il successo della nazionale italiana di calcio agli europei. Con loro che vincevano abbiamo vinto tutti quanti noi, sembravamo tutti diventati i migliori giocatori del mondo, anche chi come noi probabilmente non ha mai indossato le scarpette per giocare a calcio, sembrava che avesse fatto lui il gol vincente o che avesse parato il rigore decisivo. E l'estate scorsa ci siamo entusiasmati anche per i successi che la nazionale italiana ha riportato alle Olimpiadi. Con Jacobs abbiamo vissuto la vittoria dei 100 metri, con Tamberi siamo volati in alto. I loro successi sembravano i nostri successi, anche se siamo lentissimi nella corsa, anche se non riusciamo a saltare nemmeno 50 centimetri. Così come quest'inverno ci siamo entusiasmati per i successi nelle Olimpiadi invernali.
Sembrava che stessimo facendo noi la discesa libera o il super gigante. Ma se c'è uno sport in cui davvero tutti siamo bravissimi, anche chi non è particolarmente atletico, è lo sport di cui ci parla oggi la pagina del Vangelo, il lancio della pietra. Lì, dai più giovani ai più anziani, ognuno aveva in mano la sua pietra per scagliarla contro quella donna, che era praticamente una preda nelle mani degli scribi, dei farisei e dei loro discepoli, utilizzata, come già accennavo, per mettere in difficoltà Gesù. Lì tutti quanti volevano tirarla, la pietra, come anche oggi le nostre mani, spesso e volentieri, sono piene di pietre che noi scagliamo contro i nostri fratelli, le nostre sorelle, all'interno delle nostre famiglie, nelle nostre comunità ecclesiali, all'interno della società civile. Davvero, se ci fosse la competizione olimpica per il lancio della pietra, tutti quanti concorreremo per la medaglia d'oro. Ecco, il Signore ci dice di lasciar cadere quelle pietre che teniamo in mano. Come caddero le pietre dalle mani degli scribi e dei farisei, così devono cadere anche dalle nostre mani. Le nostre mani devono essere libere per abbracciare, per sollevare, per confortare, perché non va bene usare la pietra della lingua o anche delle azioni per offendere. Non va bene, come Papa Francesco ci ricorda continuamente, parlar male delle persone che sono vicino a noi, usare il chiacchiericcio, il giudizio, per far male come con delle pietre alle persone che ci circondano. Così come non va bene commettere azioni contro le persone, così come quegli uomini le avevano commesse nei confronti anche di questa donna, che era sì peccatrice, ma che Gesù ci ricorda non può essere identificata con il suo peccato. Il peccato sempre va condannato, il peccatore sempre va aiutato a convertirsi, come il padre della parabola ha fatto con il figlio prodigo che si era allontanato e con il figlio maggiore che era rimasto in casa, ma che non aveva lo stesso compreso il vero volto di Dio. Così come Gesù fa nei confronti di quella donna che lui vuole salvare e come Gesù fa nei confronti di quegli scribi, di quei farisei, dei loro discepoli che Gesù vuole ugualmente salvare, che vuole liberare dalla loro idea malsana di Dio, un'idea di Dio giudice e giustiziere che per applicare la sua giustizia, secondo la loro mentalità, avrebbe dovuto giustiziare quella donna. La soluzione di quegli uomini era questa: c'è un peccato? Lo vogliamo eliminare dalla nostra comunità? Eliminiamo il peccatore. Ma Gesù non può accettare questo. Dio non è venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo, ci dice sempre Giovanni nel suo Vangelo. E allora la prima cosa che Gesù fa di fronte a questo branco minaccioso che aveva il sangue al cervello, che aveva gli occhi annebbiati dall'ira e da questo giustizialismo, la prima cosa che Gesù fa è dividerli, farli calmare, permettere loro di riflettere e costringerli a rientrare in se stessi, perché quando si è tutti insieme sembra che nessuno sia colpevole. Succedeva così nelle lapidazioni: cominciava uno a tirare la pietra, poi seguivano le pietre di tutti, la donna moriva, perché quasi sempre era soltanto la donna ad essere messa al centro per essere condannata, ma nessuno era stato, perché il colpo di nessuno era stato quello definitivo. La somma di tutte le pietre aveva compiuto quella morte. Ecco, Gesù costringe
quegli uomini a riflettere, a prendersi le proprie responsabilità. E siccome quegli uomini non reggevano il silenzio, mentre Gesù scriveva con il dito sulla pietra e sulla poca sabbia che era depositata sulla stessa pietra, subito loro continuavano a domandare, incalzavano con le loro domande perché soffrivano quel silenzio. E chiedevano a Gesù: «Tu cosa ne pensi? Mosè ha detto di uccidere donne come queste attraverso la lapidazione. Tu che dici?» E a loro sembrava di stare a compiere il delitto perfetto. A loro sembrava che Gesù non avesse via di uscita. Se voleva continuare a parlare di un Dio misericordioso, se voleva salvare quella donna, sarebbe andato contro la legge di Mosè. E come profeta, come rabbi, non avrebbe potuto farlo. Se salvava la legge di Mosè e la applicava nel caso concreto, avrebbe dovuto rimangiarsi la sua predicazione di un Dio ricco di misericordia. Ma Gesù, come vi dicevo, non segue le persone in questo gioco al massacro. Sembra che su quella pietra Gesù stesse tracciando la mappa del tesoro. Sembra che su quella pietra Gesù stesse tracciando i punti cardinali affinché con la bussola giusta noi possiamo orientarci in ogni giorno della nostra vita, nel giudizio che esprimiamo attraverso le parole e nel giudizio che esprimiamo attraverso le nostre azioni. Quindi Gesù pone ciascuno di loro di fronte alla sua responsabilità personale. Davvero voi pensate che la giustizia si applica giustiziando? Davvero voi pensate che il modo migliore per eliminare il peccato è eliminare il peccatore? Bene, allora chi fra di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E appunto le mani si aprono, le pietre cadono e Gesù ha salvato la donna e forse ha acceso anche una piccola luce di conversione nella mente e nel cuore di quelle persone che ad una vanno via. Cosa vuole dire a noi Gesù? Che non possiamo continuare ad avere il cuore duro come quella pietra sulla quale lui stava scrivendo. I comandamenti di Mosè Dio li ha incisi col suo dito sulla pietra, ma il profeta Geremia ci ha ricordato che con la nuova alleanza Gesù non scrive più il patto fra Dio e noi sulla pietra, ma lo scrive sulla carne del nostro cuore. Gesù vuole fare di noi una cosa nuova che germoglia proprio oggi, come ci ha ricordato il profeta Isaia nella prima lettura. Gesù vuole fare una cosa nuova e farci considerare davvero prezioso lo sguardo che Dio ha su ciascuno di noi. Tutto il resto, anche la legge antica, come dice San Paolo nella seconda lettura, noi dobbiamo considerarla come una spazzatura. E fra l'altro, siccome su quella pietra c'era anche un po' di sabbia, era come se Gesù stesse ricordando a quegli scribi, a quei farisei, ma anche a noi che abbiamo ascoltato oggi questa parola, che anche noi siamo fatti di sabbia, anche noi siamo fatti di terra, anche noi siamo polvere, come ci è stato ricordato proprio all'inizio della Quaresima: polvere sei e polvere ritornerai. Allora accogliamo questo invito all'umiltà, questo invito alla vera libertà, questo invito al perdono, perché solo se liberati e perdonati dal Signore noi saremo in grado di offrire libertà e perdono a tutte le persone con le quali verremo a contatto. Alla fine chi resta? Resta la donna e resta Gesù. Gesù, qui la traduzione forse non è la migliore possibile, non è in piedi, ma è ancora seduto. La donna è in piedi. Gesù la guarda dal basso in alto, come dal basso in alto guardò Zaccheo, il pubblicano, il capo dei pubblicani, grande peccatore che si era nascosto sull'albero per vederlo.
E Gesù, guardandoci dal basso in alto, vuole penetrare nel nostro cuore per darci la possibilità di una vita nuova. La chiama donna, come nel Vangelo di Giovanni Gesù chiama donna anche sua madre, rispettando la sua dignità, rispettando il suo valore di persona umana, che non è stato offuscato dal peccato che questa donna aveva commesso. Prende sul serio la sua colpa, non la banalizza. Gesù, non possiamo dimenticarlo, nel discorso della montagna non condanna soltanto l'adulterio, come facevano gli scribi e i farisei, condanna addirittura il desiderio cattivo del cuore. Se una persona guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, però sa distinguere bene il peccato dal peccatore. E poi Gesù fa seguire due domande. Nessuno ti ha condannata? Che più che una domanda è un'affermazione. Vedi, donna, se ne sono andati, non ti hanno condannato. E aggiunge un'altra parola, neanch'io ti condanno. Allo zero di condanna degli scribi e dei farisei, Gesù sottrae anche la sua possibilità di tirare la pietra, lui il giusto, il puro, il perfetto. Non tira la pietra, ma offre a questa donna un assist perché questa donna possa ricominciare a vivere. Va in pace e non peccare più. Sia questa la parola che manteniamo nella nostra mente e nel nostro cuore oggi, sia questa la parola che ci porta alla Pasqua ormai vicina.